Adesso io voglio mostrarvi delle immagini straordinarie. Sono immagini di un antichissimo monastero, il monastero di Marmusa in Siria, un monastero che è rinato dalle sue rovine grazie alle cure di un uomo assai speciale. Quest'uomo è un padre gesuita, quest'uomo si chiama Paolo Dall'Oglio. E partiamo con le immagini, poi io vi presento la sorella. 6 anni e mezzo fa lui è sparito, è stato sequestrato e non sappiamo se sia vivo o morto. Intanto le immagini. Alle prime luci dell'alba, per evitare il caldo torrido del giorno, partiamo col nostro minibus e Hassan, l'autista, punta con decisione a nord-est, verso Nebek, il deserto. Unica strada utile, ci dice, per raggiungere la nostra meta finale. Un piccolo punto, un luogo antichissimo, sacro, perso nel mare di sabbia di Shemia, che si chiama Deir Marmussa, San Mosè l'Abissino. Siamo accolti con simpatia dai monaci e da padre Dall'Oglio, ispiratore e motore di questo luogo. Sono arrivato qui nel 1982 per un ritiro spirituale e da allora mi sono preoccupato perché questo, e soprattutto mi sono attivato perché questo luogo diventasse un polo di attrazione spirituale in questo paese, ma lo spirito è internazionale, attirare la gente ad una sfera spirituale di amicizia, di accoglienza, di considerazione, di rispetto. Vi presento Francesca Dall'Oglio, grazie per essere con noi, grazie davvero. Domani saranno 6 anni e mezzo precisi dalla scomparsa? Esattamente. Dal rapimento? Dal rapimento il 29 luglio del 2013 a Raqqa. Adesso arriviamo, raccontiamo tutto, proviamo a far capire a casa cosa è successo. Però io prima vorrei sapere chi è Paolo Dall'Oglio e voglio saperlo usando il presente. Se me lo consente. Mi piace che lei si rapporti col tempo presente, perché io continuo a pensare ancora che Paolo sia vivo. E lo spero. Le notizie che erano uscite a Baguzza in febbraio, esattamente di un anno fa, secondo me erano vere, lo davano per vivo. Chi è Paolo? Paolo... siamo una famiglia di 8 fratelli, Paolo il quarto. È sempre stato una persona piena di energia, che si faceva notare dalle piccole cose, anche al suo lottare per le cause che lo meritavano. Una persona piena di generosità, una persona anche a volte difficile con cui vivere in famiglia, perché è una persona anche impegnativa, esattamente. Ma impegnativa da sempre? È una grande carica affettiva. E ecco, io ricordo quando a 17 anni, erano gli anni anche nel quale la Chiesa stessa era un po' in difficoltà, si parlava di mondo operaio, di preti operai, e Paolo chiese a mio papà all'estate di andare a lavorare come operaio in un cantiere navale. Aveva 17 anni, fu una scelta, ricordo, venne assecondata dai miei genitori. Mio papà si giocò le ferie per stare con lui e essere presente. E poi così andò, ecco, poco prima di prendere la decisione di entrare in noviziato nel 74, andò a vivere con un'anziana donna, la Magliana. La Magliana allora era un quartiere di periferia problematico, erano anche gli anni dell'eroina, della droga. E Paolo lì lavorò sul campo. Ecco, questo suo essere presenti nelle situazioni dove si sentiva chiamato. Ecco, questo. Il che rendeva anche la vita di voi fratelli impegnativa, perché uno poi si misura, no, con l'altro. E diceva, come fa lui ad avere così tanta energia, così tanto interesse per gli altri? Io credo che me lo chiederei.
Certamente direi che per noi fratelli, dopo che Paolo è stato rapito, ci siamo veramente misurati sulla nostra carne, su chi è Paolo, perché ha fatto questo, ognuno ecco, con i suoi modi. Come si vive 6 anni e mezzo? 6 anni e mezzo senza sapere dov'è, che cosa gli sta succedendo, come sta? È una sofferenza grande e in questo... Sento che siamo vicini anche alle migliaia di famiglie di siriani scomparsi che come noi non sanno che fine hanno fatto i loro cari. Ci si confronta su che cosa si può fare dal nostro piccolo per sapere qualche notizia. Dai media che sono arrivati dal mondo arabo dicevano una volta che era stato ucciso barbaramente, poi invece no, che c'erano state trattative coi servizi, poi che era vivo a Baghuz poco tempo fa. Quindi ti confronti su che credito dare a queste notizie. Il suo cuore diceva io so che vivo. Voglio secondo me sì, io ho avuto così nel mio piccolo dei riscontri, delle cose. Non parlo di cose emozionali, perché se mi chiedesse lei pensa che è vivo, lo sente dentro, non lo so. Questo mi affida al Signore. Lui, ecco, in modo provvidenziale fa lui quello che è meglio per noi, no? Però i riscontri erano tanti, poi gli Stati Uniti hanno stanziato 5 milioni di dollari a luglio per chi dà notizie su Paolo, i vescovi, l'hanno rilanciato sui siti arabi adesso il 17 novembre in occasione del compleanno di Paolo. Abbiamo avuto la vicinanza di persone importanti, dal presidente Mattarella che ci ha ricevuto, Papa Francesco. Ecco. E, veramente, ecco, io... Spero, in quei paesi, ecco, un'altra cosa. Proviamo, sì. Perché poi magari, ovviamente lei sa tutto quello che è accaduto, no? Però io vorrei che a casa capissero bene di chi stiamo parlando. Perché suo fratello decide di fare questo investimento così grande sulla Siria? Lui era stato cacciato da lì, poi è tornato. Lui aveva un obiettivo preciso nella sua testa, un desiderio quantomeno, no? Allora, intanto Paolo, e come viene scrive, rapito, e viene rapito in Siria. In Siria, ecco, vedo qui l'immagine, Paolo è a Palmira, il sito archeologico di Palmira, un viaggio che è stato fatto nel 2008. Per Paolo la Siria era nel cuore, la sua patria. Veramente quando Paolo è stato cacciato dalla Siria a giugno 2012, sentiva che la sua carne era rimasta, era fuori, il suo spirito era dentro, era veramente un sentirsi lacerato. Paolo perché viene cacciato dalla Siria? Viene cacciato perché Paolo aveva preso posizione con la primavera araba, anche siriana, dei giovani, no? Una prima... Stava con loro. E aveva immaginato quello che sarebbe accaduto. Lo aveva immaginato, perché il libro Collere e Luce prevede tutto, e la sua dolore e anche la sua rabbia, il senso di impotenza. Lui, dopo che è stato cacciato come esule, ha fatto una petizione a Kofi Annan, è stato in non Francia... Non ha mai smesso non di ha credere, smesso. Di stare, di essere lì in realtà, sì. Tant'è che a un certo punto torna e torna a luglio nel dopo del noi abbiamo 2013. Una foto che credo sia l'ultima in Italia, era un matrimonio, sì. No, se non mi sbaglio, sì. Che lui ha ufficiato, lui ha ufficiato, era un matrimonio di un nipote, quella è l'ultima volta anche che lei lo che vede. L'ho visto, l'ultima volta che l'ho visto, poi ci siamo messaggiati per email, lui ha mandato un'ultima mail appena arrivato a Raqqa alla mia mamma, al mio papà, dicendo che era sereno e che era andato lì e che era ospite dei suoi amici Saleh, che poi uno era stato rapito, un altro sarà rapito dopo. E io l'ho visto a questo matrimonio, mi ricordo che l'ho salutato dicendo ci vedremo al prossimo agosto, lui ha avuto un momento di disorientamento, sì sì ci vedremo, però si capiva che dentro sapeva che, di andare in una situazione lì. Difficile nella quale sì. Poteva anche accadere quello che oggettivamente poi è accaduto. Sì, lui era pronto a questo, lui scrive nel libro Collere e Luce, che è uscito in italiano a settembre, ma lui ha corretto le bozze fino a fine giugno, dice io ho il privilegio di poter fare un testamento, perché... Vorrei tornare in Siria per andare a pregare sulle vittime di questa prima rivoluzione, sulle rive dell'Oronte, eccetera. E poi dice, ma non
Avrò sempre cura della mia vita, che è un dono di Dio, però non riesco a non vivere una vita che non sia altro che un dono e sentirsi chiamato a questa cosa. Mi pare davvero un testamento. Testamento spirituale sicuramente, comunque un impegno dichiarato che è evidentemente dentro di lui fortissimo, al quale non può in nessun modo rinunciare. Io continuo a parlare al presente. È così. E spero che lei ritorni a dirci che abbiamo fatto bene a parlare al presente. La ringrazio. Grazie per essere stata qua. Noi ci vediamo tra pochissimo. Spero che lo abbiamo raccontato.